E rieccoci qua. Però aspetta, ad Aegis gli hanno tolto quel cappello brutto che aveva in testa. Gli hanno lasciato il motore diesel dietro la schiena, però vabbè, quello è almeno dei problemi. No, oh, carina lei. È una Siscon. Madonna mia, che stronza. C'hai ragione, però. Chissà qual è il suo... la sua teurgia. Quindi vabbè, la modalità furia di base. Ma lei ce l'avrà un risveglio? Cioè avrà una seconda modalità furia? Chi lo sa? Ma i miei equipaggiamenti ce li ho? Perché a saperlo prima mi lasciavo qualche equipaggiamento in più anche per Aegis, che così glielo davo a lei, perché palesemente loro due si scambieranno gli equipaggiamenti. Su quello c'hai ragione. Junpei è spensierato, quindi. Ma anche a me, non pensare. Ah, strano. Yamagishi. Siamo più deboli? Eccolo lì, lo sapevo. Ecco perché Aegis non aveva le sue abilità. Che stronza. Beh sì. Onestamente vi siete fatti tirare contro il muro in un secondo. Ma porca di quella troia. Quindi non ho più tutto il mio setup che avevo fatto per tutti quanti. Vabbè che alla fine era solo mettere in elenco le abilità che sbloccavamo andando avanti. Però che palle. Spero almeno le persone che avrà Aegis adesso, che erano le mie, saranno non depotenziate. Voi, Aegis invece usa le mie persone. Oddio, aspetta, no. No, 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 in realtà c'è una limitazione a tutta questa storia ora. Aegis non potrà usare le mie persone per un semplice motivo. Non ho il cash. Almeno, penso. Cioè, non penso che i miei soldi siano stati trasferiti. E se questo mantiene le caratteristiche di inizio gioco, io sarò povero come la merda per un bel po' di tempo. Esatto, non ha importanza. Dobbiamo andare avanti. Sto maledettissimo Siscon, però, Beh, ma ce l'ha con Koromaru, lei? In avanti scoperta il cane, no? Ninguém より鋭そうだし、鼻とか。
Ci penso io! Oh, yaruki jan? Jakutai toka shinpai da kedo. Ore to itchau? Ok, aspetta, quindi la squadra finale sarà Yukari, Ken, Sanada, Aegis e Metis? Nara, futari ni makase yo. Watashi to Iori to Koromaru wa betsu kodou to suru. Hoka no minna wa Aegis no shiji ni shitagatte main no tansaku ni atatte kure. Aegis, tanonda zo. Mi scoglione un po' il fatto di aver perso tutte le nostre abilità, anche perché a questo punto aver importato il salvataggio è servito solo per avere già le persone in anticipo, però ci pensiamo noi. Taromoshina, kochira mo chousa wa makasete kure. Hoshi, kimattan nara sakki no basho ni mukao yo. Perfetto. Così almeno possiamo salvare prima di iniziare, giusto? Quindi, scusami, esatto, la porta non si muove, sembra congelata. Eppure io vedo le macchine passare, il che vuol dire che per noi questa zona è congelata, per il resto del mondo tutto prosegue esattamente come deve. Aspetta, ho solo 3000 cazzo di yen e tutti i miei oggetti sono andati a fanculo? Quindi che cosa mi è rimasto del... di tutto quello che avevo? Cosa c'ho io? Niente! Armi, niente, persone, nulla. Ottimo, abbiamo Orfeo. Che bella l'animazione. E non ho neanche le liturgie. Cioè abbiamo solo le liturgie basi. Sì, l'hanno detto prima effettivamente che avevamo le persone limitate. Ok, però porca troia. Comunque la mia curiosità ovviamente, esatto, riguardava questa stanza. C'è qualcosa di strano e la porta non si apre. Ed immagino di conseguenza che anche il tetto, esatto, sembra congelato. Ma mi chiedo se questa botola si sia creata in successione all'abisso del tempo, o se questa botola già c'era quando è stata creata la struttura, solo che non è mai servita fino ad ora e di conseguenza sotto si è formato l'abisso del tempo. Metis avrà un costume dei ladri fantasma e tra parentesi Metis utilizza anche lei le stesse armi che usava Shinjiro. Questo risponde anche alla mia domanda del a cosa serve fare l'arma più potente di Shinjiro a fine game, oltre che il New Game Plus. Però in teoria noi non prendiamo le nostre vecchie armi. È tutto molto strano. Comunque no, peccato. Ammetto che il costume di Violet probabilmente le sarebbe stato benissimo. Peccato. Non riesco a capire Koromaru-san come facevo un tempo. Sembra che voglia andare nell'abisso. Come mai non riesci più a capirlo? Cioè, era una funzione robotica, diciamo. Forse il fatto di essersi distaccati nel tempo da tutti, quello che è successo, ci ha fatto perdere l'abilità? Ok, sembra che nessuno dica nulla di importante per ora. Però lui dice che non riesce a maneggiare le armi come prima, e questo ormai l'abbiamo evinto anche da noi stessi, perché le nostre armi non sono più neanche quelle forti che avevamo. È possibile che tu non possa più attivare la modalità furia? Forse perché andando in modalità furia poi non possiamo più sfruttare effettivamente le nostre abilità, uno, e due, forse anche dato dal fatto che abbiamo cambiato la nostra persona ormai. Qualcosa mi sembra strano quando ti ho dato supporto in combattimento. Per quanto riguarda il motivo, beh, non mi è sembrato un malfunzionamento, ma come dire, è come se ti fossi scordata come attivarla. Scusa, sembra un po' stupido. Beh no, però non è una vera e propria risposta. Andiamo. Ok, informerò gli altri. Ehi, siamo noi. Hai visto benissimo che cos'era, Fuka. Quel coso, lo sapete chi era? O forse l'abbiamo visto solo noi? この扉の中に入って。私も把握してませんよ。だって一瞬でしたし。この扉から探索を始めるのはどうだ。他に手がかりらしいものもない。怪しげなものがあるなら追って損はないだろう。では、探索の方は皆に任せよう。 Bun o inorzo. Ciao Mitsuru. La vera rottura di palle è che dobbiamo veramente ricominciare tutto da capo. Tutto. I level up, le persone, tutto, tutto. Entriamo nella Velvet Room. E rieccoci qua. Ti stavo aspettando. È giunta l'ora di brandire il tuo potere.
Il mio ruolo è creare nuove persone. Unendo più carte assieme posso rinascere assumendo una nuova forma. Si potrebbe dire una fusione di persone. Le abilità delle tue persone nascondono un notevole potenziale. Siamo felici di avere un'altra ospite altrettanto promettente. Se vuoi avere maggiori dettagli sulla fusione delle persone, puoi parlare con me per ricevere dei consigli. Ti aiuterò al meglio delle mie capacità. Oh santo cielo, sembra che tu abbia ottenuto un nuovo potere. Credo che si chiami Teurgia. Ora che sei ancora più forte, dovresti poter combattere con grazia ed efficienza grazie alle persone multiple. Più persone otterrai riempiendo il grimorio, più la tua mente riuscirà a ideare nuove strategie. Ti farò sapere quando le nuove combinazioni saranno presenti nel grimorio delle persone. Ora, come posso aiutarti? Questa cosa mi scoglionerà non poco, devo essere onesto. Perché avevamo messo tanto impegno nel duplicare tutte le carte durante tutto il gioco e... Uff, niente più. No carte. Cambia grimorio? Ah, aspetta, ok. Non è nulla di strano, Il rosso sono le persone che ha ottenuto Aegis, mentre l'altro era quello che avevamo noi. Esatto, questo Satanael non è lo stesso Satanael che abbiamo di qua. E ovviamente non posso neanche prenderle perché i livelli non sono giusti. Porca miseria. Però, ci servono solo 11 livelli. Angelo mio. No, davvero, la cosa mi scogliona un po'. Poco e voi non ne avete idea. Certo, per carità, è bello perché rigiochi totalmente da zero, ricrei tutto da zero, però sai che palle? Sai quanto impegno ci vuole per fare tutte quelle fusioni? Quanto cazzo mi ci è voluto? Quindi la nostra prima destinazione è questa qui, Malebolge. La figura oscura di prima è entrata lì, giusto? Credi che fosse... No, scusa, non volevo lasciarmi trasportare. Sembra che questa sia la prima porta. Chissà cosa troveremo all'interno. Beh, senza entrare non possiamo fare nulla per la situazione attuale. Non abbiamo altra scelta se non varcarne la soglia. Siete pronti? Farò del mio meglio per darvi supporto. Andiamo. Porca miseria, quanto mi rompe... Allora, ci sta che non ho i soldi, ma mi scogliona tantissimo il fatto... Dio mio, che devo ricominciare tutto da zero. Dentro sembra un edificio normalissimo. Darò un'occhiata veloce. Questi rilevamenti. Oh no, ombra, attenzione. Percepisco più ombra all'interno. Tutti pronti a combattere. Quindi la mia prima persona è Orfeo. Oh no, di nuovo un tutorial su come combattere. Aegis, visto che sei dotata di armi da fuoco, scommetto che puoi colpirla da lontano. Ecco, questa è già una differenza utile. C'è una distanza adeguata fra te e l'ombra. Dubito che ti noterà. Che ne dici, ti va di fare un tentativo? Quindi quadrato e pam, colpo alla testa. Ecco qua. Con anche la mira automatica, voglio dire, più semplice di così. La musica è un remix della solita musica classica. Vediamo quanto è forte la nostra sorellina. Ok, vabbè. Niente di eccezionale, ma ci sta. Niente di nuovo sotto il sole. Cos'è il suo attacco? Bellissimo. Se faccio uno scatto e faccio il quadrato, faccio un attacco attorno. Vabbè, siamo stati attaccati, questo è il meno dei problemi. Oh, è finalmente il nostro primo critico. Dobbiamo riuscire a fare un critico con Metis, almeno vediamo anche il suo cattin. E la nostra prima mano arcana, sia lodato il cielo. Ah, beh certo, ovviamente qua scendiamo. No, non volevo entrare subito, stavo guardando. È come temevo, questo posto è come il Tartaro. E quella cosa che abbiamo visto prima, ho un brutto presentimento. Procedete con cautela. Mi chiedo se ci sia il Reaper. È molto probabile, però non ci darei la sicurezza al massimo. E Metis usa gli attacchi di ghiaccio, il che la rende in questo momento molto superiore anche a Mitsuru. Visto che Mitsuru sì è buona a livello magico, ma a livello d'attacco fisico era un po' carente. Ok, e questa tra l'altro è la sua prima volta che la vediamo usare un attacco magico. A livello di animazione è semplice, però non è male. Oh, il primo critico di Metis, bravissima. Vediamo anche la sua animazione. Ok, carina. Semplice, pulito. Tutte quelle belle carte che ci siamo messi da parte. Maledizione. Bello però, che tutta la sua vita gira attorno a Aegis, letteralmente. Non c'è niente al di fuori di lei. Stiamo ottenendo veramente il minimo indispensabile, proprio...
Mamma mia. Oh, Aegis, c'è una cosa che volevo dirti. Immagino tu lo sappia, ma tieni d'occhio la salute di tutti. Se dovessero... Wow, Fuka, io lo capisco che è passato del tempo dall'ultima volta. Ma Dio mio, chi sta giocando questo DLC o questo contenuto aggiuntivo o questo nuovo gioco? Guarda un po'. No, io ero distratto da quello che dicevate. Oltre al voler cercare di colpire l'ombra da dietro. Ecco qua. Quanto sarà forte? Porca di quella miseria. Se questi non sono deboli al fuoco, siamo fottuti. Ecco, siamo fottuti. Devono pure essere deboli a qualcosa. Benissimo. Se non sono deboli al ghiaccio, in teoria nel gioco originale lo erano, siamo morti. Perfetto, siamo morti. Fantastico. Beh, buono da sapere. A inizio game saltiamo le ombre forti. Ci sta, giusto, giusto, mi sembra buono.